È tempo, è ora, smash! È tempo, è ora, Sakura! Salve a tutti gente, bentornati a Sakurai. Dunque, oggi continuerò a parlare dei potenziali DLC. Magari ho un po' di tempo per rilassarmi, visto che Terry sembra che uscirà sul tardi, diciamo. Potrebbe anche uscire a fine mese di questo passo. E poi magari quando avrò finito di registrare sto video vado a vedere su Twitter, hanno annunciato un direct o qualcosa del genere. Però appunto oggi la mia lista, la lista che avevo preso è finita, mi concentrerò su personaggi che magari io vorrei o che penso che avrebbero una chance o che sarebbero fighi da avere in Smash, oppure personaggi che mi ricordo che erano particolarmente desiderati da una certa parte della fanbase e personaggi che vedevo richiesti da voi nei commenti, anche se appunto vi dico già che se mi chiedete tipo cos'era Grovyle di Mystery Dungeon non ne parlo, perché davvero non lo vedo richiesto da nessuna parte, quindi non penso che valga la pena parlarne. Però appunto parlerò di diversi altri personaggi, non so se riesco a finire la lista che ho adesso in questo video, ma cercherò di farlo. Voi continuate pure a fare proposte, chiaramente prima o poi avranno una fine questi video, se vedo che comincio a raschiare il fondo e cominciamo a parlare di Clippy di Windows o di Mastro Todd e roba simile, penso che lì chiuderò il tutto, ma in generale penso che lascerò aperto il titolo di questi video, nel senso non ci sarà mai un episodio finale, perché non si sa mai, magari fra un anno o due potrebbero emergere nuove proposte e si potrà continuare la discussione, anche se a distanza di diverso tempo. Perché semplicemente quello che ho detto su diversi di questi personaggi non penso che cambierà tantissimo nel tempo, quel che cambierà sarà appunto la recenza di certi giochi e eventualmente i legami con Nintendo che hanno le compagnie di terze parti. Comunque cominciamo con una buona dose di The Legend of Zelda. Ho quattro personaggi di Zelda di cui voglio parlare e nessuno di loro è Bado, purtroppo, perché nessuno lo vuole in Smash e onestamente nemmeno io, non ci starebbe. Uno spirito ce l'ha, mi pare, mi piacerebbe se fosse sullo sfondo di Oltrenuvola. Ma parliamo seriamente di personaggi, parliamo di Midna e Link Lupo, che ogni tanto vedo richiesto, ogni tanto no. Primariamente, almeno dal mio punto di vista, è per la dinamica unica che offre il tutto, perché prima di Banjo-Kazooie non c'erano veramente due personaggi che avevano questo tipo di relazione, di simbiosi. Nel caso di Banjo, appunto, Kazooie è un po'... chiaramente è la sua partner, però è anche un utensile, la usa come un utensile, essenzialmente come un'arma, come un mezzo di volo e tutto il resto, e raramente Kazooie prende il controllo della situazione. Link, Lupo e Midna sarebbe una cosa del genere, sarebbe Midna che praticamente gestisce la maggior parte degli attacchi e Link Lupo è il suo mezzo di trasporto e naturalmente contribuirebbe anche con morse e codate, quello che fa in Twilight Princess. La popolarità di Midna non penso che potete metterla in discussione, ha persino entrambe le incarnazioni giocabili in Hyrule Warriors, sia la versione demonietto sia la versione umana, per così dire, tra virgolette. È probabilmente il partner più popolare di tutta la serie di Zelda, anche più di Navi, oserei dire. E parlando di Hyrule Warriors in generale, vi sprono a magari... No, magari è un'esagerazione, ma per farvi un'idea di come certi personaggi o di quanto potenziale di moveset hanno certi personaggi della serie, non so, andate a vedere del gameplay o i trailer di annuncio dei personaggi per Hyrule Warriors o fatevi prestare il gioco, non lo so, e appunto vi dà un'idea. Alcuni di essi sono realizzati ancora meglio di Smash, in particolare Sheik, che
che ha un moveset, è broken chic in quel gioco, ma ha un moveset geniale basato sull'arpa e ogni, diciamo, melodia associata a uno dei templi ha effetti basati sull'elemento del tempio. È qualcosa di molto figo che sarebbe figo vedere implementato in Smash, ma non credo succederà mai. Comunque, per l'appunto, Midna e Link Lupo rappresenterebbero Twilight Princess, che volenti o nolenti è uno dei giochi di Zelda più popolari di tutti, perché è uscito al lancio del Wii essenzialmente, probabilmente uno degli unici Zelda che hanno giocato molti, perché l'estetica più dark attraeva più gente degli Zelda moderni, che magari oh no è carino, oh no è troppo Nintendo, mentre quello appunto aveva un'estetica che più, voglio dire, più edgy, ma non necessariamente nel senso cattivo, che faceva piacere agli allora teenager e così via, o semplicemente gli fa piacere quel tipo di estetica. Non c'è davvero qualcosa che rappresenta Twilight Princess in Smash al momento, perché appunto ci sono i design di Breath of the Wild, A Link to the Past, Ocarina of Time. Sheik usa un misto del suo design beta mai usato di Twilight Princess e un'armatura di Breath of the Wild. E boh, sarebbe figo. Secondo me Twilight Princess va rappresentato in qualche modo. Mi dà ancora fastidio che non hanno dato l'opzione per alcuni personaggi, per esempio Ganondorf, di avere come costumi alternativi altre sue varie incarnazioni. Voglio dire, avevano già il modello di Ganondorf di Twilight Princess, l'hanno usato per due giochi di fila, e non è che mi avrebbe fatto schifo poter essere di nuovo quello di Twilight Princess, perché se dà il caso che sia il mio design preferito. E lo rimarrà forever, credo, a meno che il design di Breath of the Wild 2, se è effettivamente Ganondorf quello, verrà mai... sarà più figo. Ah boh, non è vero, c'è quello di Hyrule Warriors, ma quello è tutta un'altra questione. E beh, parlando di moveset, ci sarebbero un sacco di cose che potrebbero fare, perché il fatto è che Midna, un po' come Bayonetta in un certo senso, attacca coi capelli, anche se per la maggior parte del tempo sono sotto forma di mano gigante, quindi non sono propriamente capelli. Per l'appunto è a cavallo di Link Lupo, che nel gioco può usare morsi e può usare l'attacco rotante, anche se in modo un po' più goffo, perché usa la coda a mo' di spada, un po' scomodo, e naturalmente hanno il loro attacco di coppia, che sarebbe probabilmente una parte centrale del loro moveset, anche se non so bene come funzionerebbe una mossa che appunto ha un raggio d'azione enorme. Potrebbe essere usata come una sorta di trappola che crea il cerchio attorno a Link e Midna, e appunto se ci entri vieni attaccato istantaneamente. Mentre se rimani lontano dalla trappola, Link e Midna restano esposti per un sacco di tempo e quindi sono facilmente punibili. Chiaramente potrebbe creare un sacco di problemi la cosa, potrebbe essere broken off stage o roba simile, ma appunto sto solo immaginando e sognando. Poi chiaramente può creare portali Midna, alla sua vera forma che usa alla fine di Twilight Princess, non quella umana, quella diciamo ha un'altra vera forma che è tipo un ammasso di mani e tentacoli disgustoso. Indubbiamente sarebbe un personaggio unico sotto diversi punti di vista e sì, aggiungerebbe un quarto Link al gioco, ma sai, almeno non sarebbe un clone o semiclone del Link principale. Sì, mi piacerebbe molto, onestamente. Secondo me meritano. Midna da sola non sarebbe lo stesso, secondo me. Secondo me deve essere cavallo di Link Lupo. Però, vedremo, suppongo, se in futuro sarà qualcosa di fattibile. È un assistente da due giochi, quindi la sua popolarità, secondo me, rimane. Io non voglio Skull Kid. Ok, a dirla tutta, devo riconoscere che è sullo stesso... diciamo sullo stesso livello di Sheik e di Midna di cui ho appena parlato, nel senso che appare in un solo gioco e poi mai più. Ok, so che ci sono gli Skull Kid, mi pare, in Ocarina of Time, ma no, non fate gli stupidi, come on, sapete cosa intendo. E appunto, come Midna è un assistente e un costume Mii in Smash Ultimate, quindi la sua popolarità è riconosciuta.
E molte persone se l'aspettavano effettivamente giocabile. Viene da, sì, probabilmente dallo Zelda più dark di tutti, forse alla pari o un po' di più anche di Twilight Princess. Lo Zelda, uno degli Zelda che mi piace meno, ce l'ho ma per 3DS, ma non so se lo finirò mai. Non è il mio genere di gioco. È un po' peccato perché mi ispira un sacco il sistema con le molteplici side quest e seguire il comportamento degli abitanti della città, ma il sistema di limite di tempo, seppur gestibile con l'ocarina, non mi ha preso, non mi ha entusiasmato, ecco. Unito ai controlli antiquati di un gioco per Nintendo 64, non fa per me. E forse è per quello che non ce lo vedo, ma il fatto anche è che, non so, l'ho visto abbastanza in alto in certe votazioni prima dell'uscita del gioco completo, non ricordo se era sopra Midna, forse lo era, cioè da un certo punto di vista c'è nostalgia, tanta nostalgia per Majora's Mask, e ha anche ottenuto un reboost di popolarità grazie al re-release per 3DS. E credo che stia un po' raggiungendo lo status di Bandana D, nel senso un personaggio che non è che propriamente merita, ma è abbastanza il numero di richieste da appunto far attaccare altra gente, non tanto al volerlo in Smash come rappresentante della serie Zelda, ma volerlo in Smash semplicemente per avere lui come proprio personaggio di Smash. Non so se mi spiego, è un po' difficile da spiegare bene, ecco, non mi vengono le parole, solo cuore e amore. Ma parlando di merito, appunto, secondo me è più o meno a livello di Midna. È un cattivo, è una persona buona posseduta da una maschera malvagia, essenzialmente. Una persona neutra, è abbastanza neutro Skull Kid. Il fatto è questo, non è lui l'importante. Io non voglio Skull Kid in Smash, io al massimo vorrei Majora, la strana creatura tentacolare con le varie forme orripilanti. Perché non lei o lui? Chuck Conroy ha detto che è una lei. I know, shut up. Ok, è un fan favorite, sì, senza dubbio la convenienza non è un problema, e guarda, nemmeno ne parlerò per i prossimi 3 o 4 personaggi di convenienza, perché non c'è il problema. È il potenziale da moveset che mi lascia un po' perplesso. Anche lui è giocabile in Hyrule Warriors, e il suo moveset lì è abbastanza voglio dire, usa le sue due fatine per attaccare, usa l'ocarina per evocare cicloni oscuri generici, usa degli occhi laser che non so nemmeno se siano canonici, non lo so. La sua maggior parte del suo moveset sembra inventato, e ok, per diversi personaggi non è mai stato un grande problema in Smash. Però seriamente, se mettessero Majora invece di Skull Kid non sarei arrabbiato. O non so, parte del moveset di Skull Kid deve essere una sorta di Bayonetta, ancora sto parlando di Bayonetta, ma è per rendere l'idea, con degli Smash potrebbe effettivamente usare alcuni dei tentacoli di Majora, evocarli in un qualche modo, o perdere il controllo della maschera. E lo Smash finale sarebbe lo schianto della luna. Non capisco ancora perché sono assistenti separati in Ultimate, ma vabbè, è così stupido. Io lo vedo come Sheik, come un personaggio che di per sé non merita. Però Skull Kid è richiesto correntemente. Forse perché c'era quella stupida speranza delle sedie un tempo, ma... E voi potete dirmi Midna, anche lei è apparsa in un solo gioco, però la sua popolarità è su una scala diversa, trovo. E appunto cavalcherebbe un Link, che sarebbe... Link è il protagonista? Non lo so. Semplicemente penso che sia... che preferisco Twilight Princess a Majora's Mask, e mi interessa di più la dinamica di un personaggio a cavallo di un altro personaggio, quadrupede, che secondo me sarebbe fattibile. Perché capite, per esempio, un personaggio di Fire Emblem a cavallo in Smash non penso che sarà mai fattibile senza diversi compromessi. O come dicevo l'altra volta a Elma, su uno Skell, molto difficile da fare. Mentre Midna non è molto grande e Link Loop è un quadrupede, quindi al profilo basso, quindi uscirebbe un personaggio neanche troppo sproporzionato per il sistema di Smash, quindi non mi darebbe fastidio. Passiamo al prossimo personaggio di Zelda.
Di Impa parlerò poco, perché no, personalmente non mi interessa granché. C'è da dire, c'è da riconoscere che è uno dei pochi personaggi di Zelda ricorrenti oltre al trio principale, che sia sotto forma di donna di mezza età, vecchietta ultracentenaria o come in Ocarina e in Skyward Sword, una ragazza giovane, combattente giovane. È abbastanza presente, abbastanza ricorrente. La vedevo proposta come eco di Sheik diverse volte, e effettivamente, se Sheik non esistesse, Impa, membro della tribù degli Sheikah, sarebbe indubbiamente un buon candidato per il suo moveset. E poi potrebbero dare l'arpa a Sheik o qualcosa del genere. Ma non hanno mai fatto qualcosa del genere in Smash, cioè prendere un moveset e darlo a un personaggio e poi rifare quell'altro personaggio. Quindi non lo vedo come qualcosa che farebbero in futuro. E sì, non ho molto da dire sul potenziale di moveset da Impa. Credo che fan favorite lo è fino a un certo punto, non di certo i livelli dei due precedenti. Ma il merito ce l'ha in un certo senso per rappresentare l'intera serie, e diversi costumi potrebbero rappresentare diverse ere di Impa, anche se non so se lo fa visto cosa è successo con Ultimate. La convenienza non è un problema, e il potenziale da moveset, davvero non so granché di quello che fa Impa, a parte le barriere di energia blu e le palle di energia blu che usa in Skyward Sword, più eventuali altre tecniche Sheikah che potrebbero, volendo, prendere da Breath of the Wild certe mosse che fanno anche gli Yiga, che sono un po' un parallelo degli Sheikah, o il boss del DLC di Breath of the Wild che appunto usa le mosse degli Yiga, ma è uno Sheikah, quindi boh, è qualcosa del genere. E sì, volevo solo accennare a Impa perché appunto è il quarto personaggio più ricorrente della serie di Zelda, che ha una chance di diventare giocabile. C'è anche Terry, ma lasciamo perdere Terry. Non Terry Bogard, quello è ok, ma Terry di Zelda. E il quinto più ricorrente è Tingle! Ok, non posso non parlare di Tingle. A molti non piace. Posso capire perché. È creepy, abbastanza disgustoso. Non è un personaggio serio di Zelda. A volte stona nel mondo in cui si trova. È bizzarro e bizzarro per motivi strani. E se andiamo anche in profondità e guardiamo ai giochi dove lui è protagonista, sono ancora più strani e a malapena legati alla serie di Zelda, al di fuori di qualche riferimento. Sono quasi parodie. Resta il fatto che Tingle, beh, esiste. Esiste e penso che esisterà sempre. In Breath of the Wild, a lui e alla sua famiglia hanno dedicato un intero arcipelago praticamente. È sempre lì, è sempre riconosciuto dal team di sviluppo. Anche in Skyward Sword c'è una bambola di Tingle nella camera di Zelda. Ora, il motivo per cui lo considero come combattente è perché appunto anche lui è in Hyrule Warriors. Non è così male da usare, per la maggior parte usa mosse comiche, usa sacchi di rupie per pestare la gente, usa i palloncini con cui vola, li fa esplodere in vari modi, lancia bombe un po' come può fare in Wind Waker per assistere Link e roba simile. Appunto, non so se sarebbe un bel personaggio da vedere, o da giocare, o da usare, o il suo trailer. È un personaggio particolare, senza dubbio. Ho notato che non hanno riportato il suo assistente in Ultimate, che è strano. Ha comunque uno spirito, però. Prima o poi, secondo me, finirà in Smash Tingle. Giocabile. Non credo in questo, però. Credo sia solo questione di tempo. Prima o poi finiranno i Link. E allora lì arriverà Tingle. Il merito è discutibile, però le presenze ce le ha. E a livello di fan favorite, non credo che lo sia. Penso che sia 50-50, o lo ami o lo odi. Quindi boh. Ma volevo soltanto parlare di questi personaggi di Zelda. Ce ne sono altri chiaramente di cui si potrebbe parlare, tipo Dazzel, però Dazzel sarebbe un'altra Zelda. Vabbè, andate a giocarvi a Hyrule Warriors per vedere dei movesets fighi di personaggi di Zelda. Proseguiamo!
Perché sto parlando di Captain Todd? Allora, il merito di Captain Todd è quello di essere canon. Captain Todd è canon. È in Galaxy, è in Super Mario 3D World, è in Super Mario Odyssey e ha un'intera serie dedicata a lui, anche se sono port, è la stessa port dello stesso gioco, è Captain Todd Treasure Tracker. Ho ottenuto un nuovo rispetto per Captain Todd quando mi sono imposto, essenzialmente, di completare al 100% Captain Todd Treasure Tracker durante il Super Mario 3D Year, e ho scoperto che è un gioco sorprendentemente pieno di contenuti. Potete finirlo in 3 o 4 ore se fate solo la storia principale, ma la quantità di contenuto extra e la difficoltà che arriva a quel gioco per certi obiettivi è davvero davvero interessante, per un puzzle game strano qual è. Ha, diciamo, creato un individuo distinto fra i Todd. Un Todd prescelto, un Todd particolare e diverso da tutti gli altri, con un carattere suo, con delle tendenze sue. E volendo anche Toadette, era qualcosa del genere, solo che Toadette non ha mai fatto granché, era tipo Waluigi, fino a che appunto è diventata il secondo personaggio giocabile di Treasure Tracker, quindi potrebbe potenzialmente essere un eco o un costume di Captain Todd. Toadette ha avuto il successo che Waluigi non ha avuto. Toadette è stata creata per Mario Kart Double Dash, come Waluigi è stato creato in Mario Tennis, ma Toadette è diventata canonica. In Super Mario Odyssey Toadette è canon ora. Ed è persino in, non mi ricordo, in New Super Mario Bros. U e anche in Super Mario Maker. Toadette è super canonica. Toadette ha rubato il posto a Luigi e mi fa ridere tantissimo perché è solo Todd femmina. Ed è eccezionale come cosa. Non so se sia un fan favorite Captain Todd. I Todd di certo sono molto riconoscibili, anche più delle piante piranha, oserei dire. Fan favorite non credo che lo sia. L'ho visto, ogni tanto lo vedo saltare fuori come richiesta, ma credo sia più una strana fascinazione che ho io per il personaggio. Perché, boh, i Todd. C'è chi ha imparato ad odiare i Todd per la loro sovrappopolazione degli RPG di Mario, ma i Todd restano, boh, creature abbastanza simpatiche e carine, forse perché ho appena finito Luigi's Mansion 3, dove i Todd sono piuttosto simpatici e utili e non fastidiosi, che appunto non, al momento non odio i Todd. Non voglio dirvi balle, il motivo, il vero motivo per cui vorrei Captain Todd giocabile, perché Captain Todd nel suo gioco e in generale in tutte le sue apparizioni non può saltare. Non può saltare. È una meccanica, è una limitazione della meccanica che si è imposto il team di design per creare i suoi giochi e i suoi livelli in Super Mario 3D World, per esempio. Ed è la sola idea di un personaggio che non può saltare con X e Y, non so, mi intriga tantissimo. Io so che Little Mac è considerato il peggior personaggio del gioco, in competitivo, e sì, in generale non fa molto piacere il suo funzionamento, la sua meccanica, la sua inutilità in aria, a molte persone. Quindi potete capire che un personaggio che non può saltare lascerebbe in panico diversa gente. Ora, chiaramente un personaggio che non può saltare non intendo che semplicemente se finisce giù dallo scenario muore e basta. Sarebbe ridicolo, anche se potrebbero farlo anche così, ma dopo Todd diventerebbe tipo il personaggio più pesante del gioco che non può essere smosso e dopo sarebbe troppo. Ma appunto io intendo soltanto che con i salti tradizionali non gli sarebbero accessibili. Non importa che tasto assegnate il salto del vostro personaggio, quelli non potrebbe farli. Però avrebbe chiaramente un recupero, immagino, buono, un Binsu buono. E lo so che tecnicamente Binsu, lo speciale Insu vi fa pensare a un salto, ma non lo è necessariamente per tutti. Potrebbe essere un cannone o comunque qualcosa che di per sé non lo fa saltare. Un'altra cosa che ho pensato è che visto che Captain Todd normalmente non potrebbe essere in aria molto spesso, magari usare il suo recupero potrebbe essere come quello di Game & Watch, nel senso che non lo lascia inerme a mezz'aria, ma potrebbero rendere i suoi attacchi aerei molto molto potenti, a differenza di appunto Little Mac. Captain Todd magari potrebbe avere la velocità di caduta più rapida di tutto il cast di Smash, ma avere
In compenso, gli attacchi aerei più potenti del gioco, o qualcosa del genere. Non so cosa sarebbero, se sarebbero rape o pugni, o usare il proprio peso, la propria testa. Non lo so davvero cosa farebbe. Un personaggio che funziona in quel modo, che appunto deve usare le piattaforme a suo vantaggio, deve usare le cadute a suo vantaggio, deve usare il suo being suo a suo vantaggio per attaccare gli avversari, sarebbe molto figo dal mio punto di vista, sarebbe unico, magari sarebbe un po' un gimmick, ma sapete cosa? Io adoro i gimmick. Datemi 100 personaggi con un gimmick unico ciascuno e io sono contento. Meglio dell'ennesimo spadaccino che tira spadate a un counter, no? E appunto, in questo modo... Lo so, magari non ha senso, ma sarebbe una rappresentazione perfetta di come funziona nel suo gioco d'origine. Essenzialmente deve continuare a salire, cadere in punti diversi per proseguire nel livello, per ottenere le gemme, i bonus, per girare le leve. E appunto renderebbe gli scenari in sé dei piccoli livelli di Captain Toad soltanto in 2D. E gli avversari sono, beh, gli ostacoli da superare in questo senso. E sì, questa è la mia idea di Captain Toad. È una delle idee che più mi affascina. So che ci sono già tanti personaggi di Mario. So che Toad è già nel moveset di Peach e Daisy. Anche se questo Toad è diverso da loro. E c'è Chrome nello smash finale di Darien. Come on. È bello perché Fire Emblem mi dà un sacco di punti negativi di cui parlare. Ma sono anche precedenti per dire: ok, c'è questa cosa che non va molto di questo personaggio. Ma Fire Emblem ha fatto di peggio in Smash. Quindi. Ha il pass gratuito. No, comunque è questo, appunto. Sarebbe molto figo, secondo me, da quel punto di vista. Ed è il motivo per cui non penso che avremo mai abbastanza personaggi di Mario in Smash, secondo me. Perché, appunto, la varietà di Fire Emblem è... Ce n'è di varietà nella serie, ma Sakurai o il suo team, non so chi, non sono bravi abbastanza ad esprimere la varietà che c'è nella serie, perché si limitano sempre a determinate scelte. In Mario ogni personaggio è diverso, ogni personaggio ha diverso potenziale, ogni personaggio non deve sottostare a una regola specifica definita dal mondo in cui vive. E quindi sì, i personaggi di Mario secondo me hanno potenziale infinito. E potrebbero tranquillamente aggiungere a lui dei valori o delle meccaniche che... sono esibite dai Toad giocabili all'interno della serie, che siano appunto in 3D World o in Super Mario 2 o nei giochi Super Mario Bros. Wii o U. Appunto potrebbe essere un po' come la pianta piranha e rappresentare anche diversi aspetti degli altri Toad, tipo avere tipo la forza fisica, perché i Toad nel Super Mario Bros. 2 e mi pare anche in 3D World è il personaggio più fisicamente forte, che può lanciare più lontani gli oggetti e i compagni di squadra, e quindi i lanci di Captain Toad potrebbero essere molto potenti o qualcosa del genere, non lo so. Wow, ho parlato parecchio di Captain Toad, lo voglio più di quanto pensassi. Magari più di Paper Mario, no scherzo. Ok, proseguiamo. Ok, mi sono scritto Karateka sui miei appunti, il personaggio di Rhythm Heaven o Beat the Beat, ma questo slot, diciamo, questa discussione può ruotare attorno a qualsiasi possibile personaggio, possibile aggiunta dalla serie Rhythm Heaven o Beat the Beat, perché è una serie che ho imparato a amare relativamente di recente, non è radicata in me come Mario o Zelda o Pokémon, ma appunto... è stato magico giocarci perché appunto ha un fascino tutto suo la serie. È random in un certo senso, ma non manca mai di rispetto al piccolo mondo che crea in ogni minigioco, se si può esprimere così i miei sentimenti a riguardo della serie. Va detto che probabilmente non è famosa abbastanza, perché appunto la sua rappresentazione in Smash è stata piuttosto limitata. Pochissima musica e nemmeno fra le migliori, nessuno scenario, nessun personaggio ovviamente, nessun assistente e solo una manciata di trofei e spiriti. Questo potrebbe essere dovuto al fatto appunto che è molto poco popolare in generale, credo, magari in Giappone è un pelino più popolare che qui, ma anche qui i giochi arrivano molto tardi e non vendono tantissimo.
E potrebbe anche esserci di mezzo il copyright del compositore della maggior parte delle tracce in Rhythm Heaven o Beat the Beat. Ma appunto, io accetterei qualsiasi rappresentante. C'erano giravano rumor già ai tempi di Smash 4 dei Chorus Kids, o in italiano il Trio Brio, che sarebbero stati dei rappresentanti. Quindi non solo avevano tagliato gli Ice Climbers, ma per qualche motivo ci aspettavamo tre personaggi all'unisono, veniva da leak affidabili, quindi forse a un certo punto dello sviluppo erano effettivamente probabili come scelte. Poi appunto c'è Karate Ka, che è quello che vorrei io, ed è uno dei due personaggi che ho votato nel ballot per Smash 4 ai tempi, l'altro era Bado. Poi c'è il wrestler e l'intervistatrice, si può dire intervistatrice, che appunto sono molto popolari, è uno dei minigiochi più popolari, se non il più popolare, per via delle varie parodie e remake e adattamenti che sono stati fatti su YouTube e su altri social dello stesso, con una varietà di personaggi. E generalmente la serie appunto ha un feeling tutto suo, è una specie di WarioWare solo meno volgare, ed è anche creata dallo stesso team, essenzialmente lo stesso gruppo di persone che lavora a entrambi i giochi, quindi forse vedete un po' di somiglianza nell'art style, e secondo me merita, secondo me se non fosse una serie Nintendo probabilmente non meriterebbe, perché non è popolare a sufficienza, ma a questo punto è una delle serie più amate, trovo, che non ha ancora rappresentazione, nonostante sia abbastanza attiva. Chiaro, l'ultimo gioco è stata una compilation, è stata una specie di ultimate, se vogliamo, dei Rhythm Heaven preferiti. Forse potrebbe essere l'ultimo della serie, non si sa. Però appunto, secondo me va riconosciuta. Convenienza, non penso che ci sia problemi per i personaggi, per la musica appunto potrebbe essere un'altra discussione, non so se potrebbero aggirare la cosa con dei remix o qualcosa del genere, ma appunto la musica è fondamentale per Rhythm Heaven, quindi non so se ne ho già parlato in passato, mi sembra di aver già fatto questo discorso, ma è possibile che magari Sakurai, forse l'ho scritto ma non l'ho detto proprio in un Sakurai, ma mi pare il mio pensiero è questo: Sakurai conosce la serie, indubbiamente, perché Sakurai conosce tutte le serie, è un nerdone malefico, con la N, non con la M, nerdone, riconosce che è una serie piuttosto richiesta, non estremamente richiesta, ma piuttosto richiesta, perché ha messo diversi spiriti e diversi trofei in Smash 4 e Ultimate rispettivamente. Il problema è appunto la musica, secondo me. Il problema è il fatto che lui sa, è a conoscenza del fatto che la musica è il perché principale, è il motivo principale per cui ci ricordiamo Rhythm Heaven, la musica unita a quei personaggi. Quindi il personaggio è inseparabile dalla musica della serie, che sia a livello proprio basilare, nel senso, se non riusciamo a tenere le tracce della serie, a cosa ci serve ottenere il personaggio? Che ragionamento che magari va un po' fuori dalla finestra per Cloud, che ha le sue due tracce, o Dragon Quest, che ha le otto tracce, streaming site, MIDI, per la maggior parte, ma il fatto è che quelle serie sono molto di più che la loro musica. La musica è importante, ma c'è anche molto di più legato a esso, e Cloud, il personaggio di Cloud in sé è già qualcosa, già una grossa parte di quello, vi dà già una grossa immagine della serie assieme allo scenario, e quelle due tracce che ci sono, pur essendo poche, appunto trasmettono comunque il feeling di Final Fantasy VII, anche se in maniera limitata. Per Rhythm Heaven sarebbe impensabile avere uno scenario e un personaggio con tre tracce musicali o senza le tracce musicali più iconiche. Poi c'è anche il problema che diverse di queste tracce sono tradotte, alcune, quelle con le parole, sono tradotte in giapponese e in inglese, e per le canzoni di giochi dei giochi per DS e per Game Boy Advance, se non erro, sono tradotte anche in italiano, francese, tedesco e forse spagnolo. Quindi c'è una grande varietà di musica e di varianti delle varie tracce.
Penso che il suo ragionamento sia questo, sia finché non sono sicuro che non riesco a mettere a far giustizia alla serie, non intendo aggiungerlo, perché aggiungerlo a metà sarebbe un peccato per una serie così legata alla sua musica. E ho detto questo a livello proprio concettuale di base. Potrebbe essere anche a livello del moveset, parlando del potenziale moveset del personaggio. Idealmente per me un personaggio di Rhythm Heaven avrebbe una meccanica legata al ritmo. E sapete cosa? Anche se è un gimmick che probabilmente lo renderebbe low tier, perché le sue mosse sarebbero prevedibili, se il personaggio di Rhythm Heaven, qualunque esso sia, diventa più potente, se le sue mosse seguono il ritmo della musica in background, per me sarebbe il top. Probabilmente appunto lo renderebbe low tier, perché vorrebbe dire ok, quindi nei tornei mettiamo, se qualcuno lo usa, deve scegliere la traccia specifica che gli dà possibilità, non so, di attaccare più velocemente o di attaccare in modo più potente. Sarebbe curioso e divertente, però sarebbe una meccanica troppo complicata, quindi semmai lo farebbero, penso che sarebbe limitato forse ad alcune sue mosse speciali, magari se fa il recupero di fretta salta poco, mentre se lo fai a ritmo fa un salto gigante. Avete presente il layout del gioco che ora diversi personaggi hanno delle barre o dei segnalini sul vicino alla loro percentuale? Sarebbe carino un piccolo metronomo vicino alla percentuale del personaggio di Rhythm Heaven, che appunto aiuta a seguire il ritmo della musica di sottofondo, o generalmente un ritmo fisso per le sue mosse. Magari è complicato da capire, ma appunto sarebbe, mi fa volare la fantasia. E appunto potenziare la moveset, il motivo per cui non definisco un personaggio specifico è perché ho la sensazione che probabilmente non lo sarebbe. Nel senso, mettiamo che mettono Karateka, quello che volevo io. Dubito che limiterebbero il suo moveset soltanto a delle mosse di karate a ritmo. Cioè, mi andrebbe bene comunque, perché il personaggio sarebbe nel gioco, ma sarebbe un pochino limitante, non un pochino triste, visto il potenziale che ha. Per questo penso che diverse sue mosse includerebbero altri personaggi della serie. Un pochino come Mr. Game & Watch, forse. E sì, quindi diciamo, qualunque personaggio sarà quello sulla schermata di selezione, penso che in generale non sarà un personaggio unico, penso che avrà diversi personaggi, diversi elementi della serie nel suo moveset, e quindi non sarà semplicemente limitato a essere un karateka o un wrestler o tre tizi uno sopra l'altro che urlano. E questo è quello che penso di Karateka e in generale della possibile rappresentazione che avrebbe Rhythm Heaven in Smash. Chiaramente realizzo che sono un fan della serie e quindi probabilmente ho un'idea sproporzionata della sua importanza rispetto a magari altre serie come appunto Golden Sun o altre serie di cui ho parlato in passato, ma questo è quello che penso io. Ora passiamo da Rhythm Heaven a Mortal Kombat! Ok, Scorpion, non direi il protagonista della serie Mortal Kombat, ma il più iconico personaggio della serie. In bundle con lui metto anche Sub-Zero, perché sono i due ninja principali, sono i due protagonisti, sono i rivali, non so se sono rivali a dire il vero, ma sono i personaggi più riconosciuti. Ora, è possibile che semmai, per assurdo, avremo Scorpion come giocabile, è possibile che Sub-Zero sia soltanto un costume, perché ci sono... Praticamente credo ci sia uno Scorpion di ogni colore, c'è Ermac, c'è Smoke, e nei vecchi giochi erano semplicemente ricolor di Scorpion, anche se sono differenziati nei nuovi Mortal Kombat. Mentre potrebbe anche essere un Echo volendo, ma un Echo molto diverso, perché appunto Scorpion e Sub-Zero sono simili d'aspetto, ma a livello di mosse non c'entrano per niente uno con l'altro. Uno usa il fuoco e la catena, uno usa il ghiaccio in mille modi diversi. Appunto, come merito, Mortal Kombat è uno dei fighting game più conosciuti della serie, uno dei più longevi anche. È un vero classico e una delle serie che
continua a essere rispettata dai suoi creatori, trovo. Un po' come la maggior parte delle serie storiche di Bethesda, direi. Rip Fallout. No, e comunque, perché parlo di Scorpion, perché parlo di Sub-Zero? Perché Lethal ne parli quando la violenza nei giochi di Mortal Kombat è ancora superiore a Doom, di cui ho già parlato, del Doom Slayer. Perché sono importanti e perché, soprattutto, non so se ne ho già parlato, ma perché stonerebbe. Io adoro quando i personaggi stonano in Smash. Quando hanno annunciato Snake, manco sapevo chi era. E mi dicevo, ma perché c'è sto tizio? Perché c'è sto attore in Smash? Ed è bellissimo quanto Snake stona. Adesso non stona più così tanto, perché mi ci sono abituato, ma è incredibile quanto stonava nel roster di Smash, di Brawl. E appunto... Io adoro quando aggiungono questo tipo di personaggi perché aggiungono un feel tutto nuovo, no? Aggiungono un qualcosa di completamente diverso. È così figo vedere personaggi di Animal Crossing sulla scala che parte da Animal Crossing e arriva fino a Ridley. Sulla scala da carino a brutale, da family friendly a 18+ con Bayonetta. È così figo vedere che c'è di tutto in Smash. E appunto, oltre ad aggiungere crossover con nuove serie, aggiungere nuovi feeling di quel tipo, lo so che è difficile da capire forse, è qualcosa a cui io ambirei e che vorrei davvero vedere in Smash. Qualcosa che puoi dirti, ma perché ci sono questi due assieme? Non è Mugen? No, è Smash. Per quanto riguarda la violenza, ne ho già parlato appunto quando parlavo di Doom Slayer, la brutalità in Smash è comunicabile anche se non il gore, diciamo. E il gore è più fondamentale, trovo, per Mortal Kombat che per qualsiasi altra serie, i fatality e così via. Quindi è innegabile, se Scorpion o Sub-Zero o chiunque altro venissero aggiunti a Smash, sarebbero limitati in quel senso. Ora, non è la prima volta che sono limitati, perché Scorpion e Sub-Zero hanno avuto cameo come DLC in Injustice, l'altra serie di fighting game di NetherRealms, e lì non facevano brutalità, non facevano esplodere Batman o Superman o chi che sia, si limitavano a usare le loro mosse classiche con un impatto magari un po' violento, ma senza appunto far esplodere teste. Rubare spine dorsali alla gente. E se non sbaglio c'è anche un Mortal Kombat vs DC, un gioco appunto che è simile a quello che è Injustice, perché appunto sono sotto la Warner Brothers, quindi avevano accesso a DC anche allora, e anche se quel gioco non è stato molto apprezzato, diciamo c'è un precedente anche lì per la rappresentazione della violenza di Mortal Kombat senza il sangue, senza il gore eccessivo. Ora, se questo piacerà o meno non lo so, però credo che sia fattibile. Credo che sia fattibile. Lo Smash finale di chiunque dei due sarebbe un fatality, senza ovviamente il personaggio che muore in modo disgustoso. Non so, con Joker hanno censurato il sangue. Secondo me è possibile trovare un modo per mettere Scorpion in Smash o Mortal Kombat in Smash, solo che appunto devono lavorare a quel bisogno di rendere l'idea della brutalità, della mortalità di questo combat. E appunto, merito ce l'ha, fan favorite credo che lo sia abbastanza, ma la gente lo scarta, non so perché, perché appunto, perché Doom Slayer è relativamente desiderato, e Mortal Kombat anche su Switch, anche se, come ho detto, non importa necessariamente la quantità di giochi sulla console, e ha una storia con Nintendo, era su diverse console classiche Nintendo. Secondo me è possibile. Convenienza, dipende tutto da Warner Brothers e da NetherRealms. Non so come sia fare affari con loro, ma credo che abbiano una relazione relativamente amichevole con Nintendo, o almeno neutra. E appunto il potenziale da moveset sarebbe come Ryu e Terry, sarebbe, beh, suppongo Terry, ma sarebbe praticamente una trasposizione 1-1, o quasi nel limite del possibile, del loro moveset nei Mortal Kombat classici.
E quindi sì, Uppercut per Scorpion c'è l'alito di fuoco, il Get Over Here, che sarebbe, credo sia il modo in cui afferra i nemici normalmente, sia una mossa speciale proprio dedicata a quello. E magari anche il suo recupero, un po' come i Belmont. E sì, penso che a livello di moveset, l'idea di come sarebbero giocabili ce la siamo già fatta un po' tutti. Mi spiace raggruppare questi personaggi in un solo blocco, ma è perché appunto ho la stessa sensazione nei loro confronti che ho nei confronti di Scorpion. Sono Pyramid Head di Silent Hill, della serie Silent Hill, e Resident Evil in generale. Non mi importa che personaggio, penso a Jill Valentine, penso a Leon. Qualunque dei protagonisti di Resident Evil, oppure anche il Nemesis, per esempio, che tra l'altro è in Marvel vs. Capcom Infinite, e forse anche in Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Quindi è riconosciuto come il nemico più iconico della serie, credo. Wesker a parte. Se siete fan di Resident Evil, zittitemi pure, ma qualcosina credo di saperla. Non sono un fan dell'horror, non gioco a giochi horror generalmente. Però credo che servirebbe una rappresentazione horror in Smash, e cosa meglio lo farebbe di Silent Hill o Resident Evil, che sono considerati, non so come dire, soprattutto ai tempi della PlayStation 1 e forse della 2, erano considerati un po' le due scuole dell'horror. Dei videogiochi classici. Silent Hill era più horror psicologico, mentre Resident Evil era più il survival horror, era più l'horror classico, diciamo. Sì, diciamo un horror più hollywoodiano, ecco, forse è il modo più giusto di esprimerlo. Il motivo per cui li voglio è per rappresentare l'horror in Smash, perché so che hanno già legami buoni con Capcom e Konami, e perché stonano un po' come Scorpion, perché sarebbe fighissimo da quel punto di vista. Non ho molto altro da aggiungere per quanto riguarda il loro merito. Sono serie classiche. Resident Evil è tuttora attualmente molto popolare, molto amata dai fan nel mondo. Ha avuto qualche, diciamo, qualche sbavatura con il 5 e il 6 che non sono stati molto apprezzati, ma in generale si è ripresa bene, per quanto ne so. E Silent Hill è un pochino morto, però voglio tantissimo Pyramid Head. Il design di quel mostro e la sua ambiguità sono mi farebbe. È perché mi fanno ridere! È perché mi farebbe tantissimo ridere vedere Pyramid Head contro Pikachu. Non farebbe ridere anche voi? Non volete vedere quel trailer di presentazione? È così. È così. Ah, mi fa sciogliere il cuore e il cervello, solo pensarci. È davvero tutto quello che voglio, ma appunto è innegabile secondo me che a un certo punto il genere horror vada rappresentato in Smash, e Nintendo non ha granché. Possiamo parlare di Project Zero, che ha un assistente in Smash, o Eternal Darkness, che ha uno spirito, ma non so come. Non credo che metteranno mai un personaggio giocabile da Eternal Darkness. È così sconosciuta, è un gioco solo. Successo culto a malapena, direi. Ma appunto, perché non andare a pescare dai, se non dai migliori, perché so che al giorno d'oggi ci sono giochi horror più apprezzati, diciamo la cultura del jumpscare è più diffusa. Ma diciamo i progenitori, il classico è quello che fa meglio Smash, rappresentare il classico, riportare il classico, fare giustizia al classico. Quindi, perché non questi due? Perché non scegliere da uno di questi due? Perché non annunciarli anche contemporaneamente? Who cares? Do it! Silent Hill e Resident Evil, together again. Beh, again, non so se sono mai stati together, ma erano considerati complementare l'un l'altro, almeno ai tempi, credo. Potenziale da moveset, onestamente non ne ho la più pallida idea. I protagonisti di Resident Evil userebbero varie armi da fuoco e granate e non so, siringhe, non so davvero cosa hanno di particolare i protagonisti di Resident Evil, al di fuori di appunto armi da fuoco.
la combinazione delle erbe non credo che sarebbe una mossa molto utile. Ma appunto, non dico che non hanno potenziale da moveset, è che non so nello specifico cosa avrebbero di unico, di originale. Per questo forse il Nemesis è qualcosa di più interessante da quel punto di vista. E Pyramid Head, davvero non so cosa sa fare. So che ha un macete gigante, no? Può bastare. Dagli una mossa, macete gigante. We're done. Appunto, so che sembra superficiale, ma appunto, vi ho detto, questi personaggi sono i personaggi che voglio io e che mi farebbe piacere avere nel gioco, anche per motivi abbastanza semplici ed egoistici. Quindi, beh, questo è quello che penso di questi personaggi e delle serie in generale. Secondo me meritano una rappresentazione e sarebbe fighissimo, anche se volevano farlo, hanno mancato il timing per annunciarli sotto Halloween o farli uscire sotto Halloween. C'è sempre l'anno prossimo, no? Chi lo sa? Sì, per oggi mi fermo qui. Per oggi mi fermo qui. La prossima volta, per stare in tema di roba spaventosa, parlerò di Nightmare di Soul Calibur. E magari anche di Soul Calibur in generale, perché Nightmare non è necessariamente l'unica opzione. Ma appunto, ci vediamo la prossima volta. Lasciate pure altre proposte se le avete. Se non ne ho. Se non ho trattato il personaggio a cui siete interessati, e le considererò se il personaggio è abbastanza richiesto nell'ether di internet. Grazie dell'attenzione, statemi bene, buona serata, bye bye, Sakurai.